Ciao ragazzi, bentornati e bentornati nel mio canale. Oggi un nuovissimo video haul e questo è un video haul di Primark, ragazze, e preparatevi alle pucciosità che ho comprato. Allora, la busta è stra mega piena, tra l'altro la commessa è stata gentilissima perché mi ha fatto scegliere anche il colore della busta. Però vi voglio far vedere le cose che ho comprato, ma non le posso mettere qui perché mi pesa. Vediamo se riesco a metterla in un modo che a voi non vi dia noia e io riesco a farvi vedere le cose. Allora, sono andata da Primark solamente per uno scopo che vedrete a fine video, perché è bellissimo. Anzi, chi mi segue sui social lo ha già visto. Ma è stata tutta colpa della Denise perché lei è andata da Primark. Il giorno prima che io tornassi dalle vacanze mi ha mandato delle foto e ha detto no, io devo andare da Primark. Quindi, essendo io rientrata di giovedì a casa e al lavoro e non essendoci nessuno, il venerdì io e Gabriele abbiamo deciso di andare a fare un giro ai Gigli di Firenze e di andare casualmente da Primark, e ho fatto shopping benissimo perché praticamente all'interno del negozio non c'era nessuno. Allora, la prima cosa che ho comprato, ed è una cosa che mi serviva veramente, sono state le Infradito. Io purtroppo cercavo quelle tutte carine, tipo con gli ananas o quant'altro, ma tanto per rendervi l'idea, questa era quella con gli ananas, cioè si sono praticamente totalmente cancellati, però va bene così. E quindi non c'erano più, avevano già messo le scarpe invernali, ma a 1 euro ho trovato queste e le ho prese praticamente bianche, e poi le ho prese fucsia, semplicissimo, a 1 euro. Io ho preso la taglia M, che corrisponde a un 38-39 e quindi per me sono perfette. Tra l'altro, io lo sapete, ne avevo prese 2 paia la volta prima, mi ci sono trovata benissimo. Un paio le ho lasciate al mare perché tante che avevo le ho dovute buttare via perché si erano rotte, perché mi davano noia, eccetera, eccetera. Queste invece le porto benissimo e non si sono affatto sciupate. Nel reparto casa, ragazze, ho preso allora questa mega jar di candela, e questa è alla Pink Peonia. C'è scritto: è un aroma soft e floreale, dura 60 ore. E l'ho presa perché costava solamente 2,50 euro. Sicuramente non sarà uguale alle Yankee Candle o alle Joël Candle, ma chi se ne frega. La profumazione è veramente buonissima. Non l'ho ancora accesa, aspettavo di fare il video per accendermela, però è veramente. Sembra veramente ottima. E poi piccolina a 1 euro, mi sembra, anzi addirittura 70 centesimi, perché è marcato 1 euro ma me l'ha passata a 70 centesimi. Ho preso questa candelina qui al lampone e vaniglia, e questa qui c'è scritto che ha una durata di 16 ore. La profumazione è praticamente veramente divina, si sente il lampone, io amo il lampone da morire, mi è piaciuta veramente, veramente tantissimo, e l'ho voluta prendere e provarle. Poi per quello che costavano ci si può anche stare. Non mi sono assolutamente soffermata nel reparto trucco e parrucco perché diciamo non volevo prendere niente, ma mi sono fermata nel reparto cartoleria e ho preso allora questo quaderno a 5 euro, ma è bellissimo perché ha tutta la copertina, vedete, questo rosa cipria molto bellino, e le pagine sono tutte rosa dorate, bellissimo. E in abbinamento a 1,50 euro ci ho preso questo set di queste 3 penne, che sono veramente, veramente, veramente stupende. Non so neanche come scriveranno, le proverò, poi casomai vi farò sapere. Reparto accessori, cosa dove non mi ero fermata l'altra volta, ragazzi, ho comprato dei choker. Allora, ho preso questo pacchettino dove ce n'è due e veniva 3 euro, e praticamente sono fatti tipo di vellutino. Uno è rosa piccolo, mentre uno è più grande con tutti i glitter, ma secondo me sono carini anche magari messi insieme, non lo so, vedremo. Io quando ero ragazzetta li portavo tantissimo questi choker, poi ho smesso di portarli, ora sono tornati di moda, ricompriamoli.
poi a 4 euro ho preso questo set dove ci sono la bellezza di 4 choker, quindi praticamente venivano 1 euro l'uno, e sono di un rose gold, vedete? Spero riuscite a capirlo. Con questo è molto fine, molto semplice, questo è con i pallini schiacciati, questo è con i pallini e questo è quello un pochino più particolare con le perline e questo bottoncino, ma sono veramente tanto carini. Vedrò insomma un attimino come si comportano. Sono della collezione autunno-inverno, quindi secondo me insomma sono, le ho presi portabilissimi anche per l'inverno perché sono molto molto semplici. Nel reparto abbigliamento, ragazzi, non ho preso chissà cosa, ho preso a 3 euro questa magliettina bianca con tutte le bocche, vedete, è molto molto semplice. Tra l'altro ho preso una taglia 48 perché quelle che avevo preso a giugno in taglia 46 sono un pochino cortine, quindi io le porto lo stesso con i leggings, però magari ho dei leggings che sono un pochino più trasparenti, non mi piacciono, quindi io l'ho presa questa qui proprio per la lunghezza, perché comunque per larghezza mi sembra uguale. E poi ho preso in stile la canottierina, quella che avevo preso a giugno, che sto sfruttando tantissimo. Questa veniva 9 euro, ho preso la 46, ho preso questa camicina qua, tutta rosa cipria, con questo disegno di farfalline. Vedete, è molto 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 carina anche questa, per 9 euro. Va bene, da mettere a mezza stagione. Sono passata, ragazze, nel reparto sport fitness e mi sono comprata due magliettine, diciamo, per la palestra, per il workout. Allora, questa veniva 8 euro, ma mi piaceva un sacco. Mi piaceva un sacco la scritta, perché c'è scritto Success is motivation, work for life for it. È bellissima, è veramente carina. E mi piaceva anche il retro fatto, diciamo, in questo modo, tutto aperto con questi laccetti, molto carina. Qui ho preso la taglia, non riesco a vederla, ve la volevo dire, ma non c'è, sì, 46, ok, ma per la palestra insomma va più che bene. E poi a 4 euro, io cercavo tutte di queste, ma la 46 non c'era nei colori che mi piacevano a me, c'era rimasto solo questo. Per quanto ho preso questa, che praticamente questo è bordeaux e la parte dietro è praticamente fatta così, tutta traforata, niente di che, ma insomma per 4 euro va bene, ci si può stare. Poi sono passata nel reparto pigiami e cavoli vari, e ragazze, che fai, non te li compri in qualche pigiama unicornoso? Ovviamente sì. E allora ho preso a, partiamo da a 8 euro, ho preso questo paio di pantaloni grigi, c'erano anche rosa e bianchi, ma li ho presi grigi, in taglia 46-48, ma mi sembrano belli grandi, ma non me ne frega, perché comunque per stare in casa vanno benissimo, con tutti gli unicorni. È meraviglioso, è uguale praticamente al mio pigiama estivo che sto sfruttando da morire, è veramente bellissimo. Cercavo poi sopra ad abbinarci una magliettina a maniche lunghe, perché io di solito in inverno in casa sto a maniche lunghe, ma non l'ho trovata. E allora in taglia L, quindi sempre 46-48, ho preso questa magliettina qua a mezze maniche, con sopra c'è scritto Dreams are made for, scusate non ci leggo, c'è scritto Dreams are made of stardust and magical things, molto stile anche questa unicornosa, vedete, molto 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 carina. E la cosa che mi è piaciuta è che comunque dietro è un capellino più lunga che davanti, quindi ottimo, ci piace. 6 euro questa l'ho pagata. Poi a 8 euro invece ho acquistato praticamente questa
Camicia da notte, è sempre in taglia 46-48, sempre 8 euro ed è una camicia da notte praticamente fatta tutta con gli unicorni. Voi direte come fai a vedere che è una camicia da notte? Perché è lunga, se io mi alzo in piedi praticamente mi arriva a metà coscia, quindi sì, è una camicia da notte e finché e se continuerà questo caldo credo proprio che la indosseremo tutti quanti. Ok, bellissima, fantastica. Io ragazzi adoro veramente i pigiami di Primark, mi ci sono trovata benissimo. Peccato solo che appunto o c'erano ancora quelli a spalline e pantaloncini che non porto assolutamente in inverno, c'era la roba felpatona che appunto anche quella lì non la porto in inverno. Quindi mi sono dovuta arrabattare con tutte cosine, ma anche per stare in casa, per esempio il pantalone che non è felpato perché io odio stare in casa con la roba felpata, eccetera, eccetera, messo magari con una normale magliettina ci si vuole assolutamente stare. Poi ragazze, vi faccio vedere due o tre delle cosine che ha preso Gabriele, così magari anche per mariti, fidanzati, uomini che guardano questo video possono un attimino rendersi conto sulle cose che c'erano. Allora, a 8 euro in taglia M, Gabriele ha preso questo pacco di slip. Questi si chiamano jersey slip e sono fatti così e sono 1, 2, 3, 4, 5 paia. Gabriele giustamente ha scelto questi colori, poi ognuno poteva scegliere i colori che gli pare. C'erano di vari colori, vari modelli, varie misure. A Gabriele piacciono questo genere di mutande e l'ha preso. Poi ha preso a 6 euro, ma mi sembra era scontata a 3, questa magliettina con questo disegno molto 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 carino. È tipo maculato, ma è sul verde viola, molto 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 carino. In taglia M, questa stanca a me 130 volte perché le taglie da uomini le fanno più grandi. Secondo me per farci sentire ancora più grassi a noi. Sì, cioè, lasciamo perdere. Poi, sempre in taglia M a 9 euro, ha preso una camicetta che in realtà è una camicia stile jeans, però non è proprio di jeans. Eccola qua, adesso le devo lavare tutta questa roba. Comunque un bellissimo blu scuro. Ora è tutta spiegazzata, ecco il blu è questo qui. È tipo jeans, però non è proprio jeans. È un cotone jeansato, chiamiamolo così. E poi ha preso a 13 euro questo paio di pantaloni in taglia, ve lo dico, 46 ed è uno skinny ed è un paio normalissimo di jeans stretto in fondo, appunto modello skinny, molto molto bello, anche molto bello come punto di blu, si abbina benissimo secondo me anche alla camicia e a 9 euro ha preso questo maglioncino che comunque è di cotone, è un semplice maglioncino nero di cotone con queste righine sull'interno del collo, ma niente di che. Molto 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 carino anche questo. Ovviamente sono tutte cose da lavare e da mettere poi appena lavate. Vi faccio fare sì, se me lo chiedete, sì, io la roba nuova la lavo, ma gli faccio fare un lavaggio quello rapido, 30 minuti, proprio per rinfrescarla e basta. Bene ragazzi, allora con questo il video di Primark è terminato. Fatemi sapere anche voi se siete stati ultimamente da Primark, se avete trovato qualche cosina di interessante. Io, come avete visto, non ho trovato niente interessante. No, porca miseria, mi sono dimenticata di farvi vedere due cose fantastiche, stupende, per le quali sono andata apposta a Primark a prenderle. Volete vedere cosa ho preso? Lo volete vedere? Rimanete sintonizzate nel video. Ma a 10 euro l'uno ho preso queste. E sono delle stupende, meravigliose,
pantofole con a forma di unicorno e hanno anche il cornino tutto dorato e tutto il pelo proprio unicornoso. Sono meravigliose, io le amo alla follia. Cioè, voi non potete capire, io le amo alla follia. Sono le mie amiche del cuore. Sono caldissime dentro, ora devo levare tutti gli adesivi. Sono caldissime, le ho prese in taglia M. C'erano solamente in taglia SM, quindi se avete il piede più grande del 39 non ci sono per voi. Ma sono meravigliose. Guardate. Io e lei felicemente insieme. Ma, non ho preso solo loro, perché quando le trovi anche a forma di fenicottero, che fai, non te le prendi? E infatti me le sono prese, queste sono ancora più belle. Sono tutte rosa e hanno le alette tutte glitterate con il fenicotterino sopra. E sono tenerissime anche queste. Sono tenerissime anche queste. Cioè, guardate. Cioè, si possono non amare. Sono da amare. E con la mia migliore amica abbiamo deciso che, siccome le nostre serate del venerdì di solito sono pizza e tale e quale show, abbiamo deciso che le indosseremo una diversa dall'altra, quindi così, e poi ci metteremo sul divano a guardare la televisione. Ok, non siamo normali. Ciao Sonia, prego per aver partecipato alla mia non normalità. Un bacio. Bene, niente, così. Quindi ho preso questi, cioè, guardate. Io sono stata troppo felice di tutto questo. E anzi, preciso il fatto, poi chiudo il video, volevo ringraziare la nonna, perché questa roba è stata tutta gentilmente offerta dalla nonna, quindi grazie nonna, che per averci fatto fare un po' di sano e allegro shopping di cavolate, yeah! Bene ragazzi, allora con questo adesso vi saluto veramente. Fatemi sapere se vi sono piaciuti i miei acquisti, quali sono le cose che vi sono più piaciute. Ovviamente io ho amato alla follia i miei unicorni. Li amo. Un bacione di nuovo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!